Il Teramo è salvo. In tre parole è possibile sintetizzare un verdetto che nasconde dietro tanti significati, ma quello che più di tutto conta è che la società del patron Luciano Campitelli si è garantita un'altra stagione in quella che nel prossimo anno tornerà a chiamarsi Serie C. E poco importa che l'agognato obiettivo sia stato centrato al termine di una partita tremendamente brutta e contaminata da una paura che ha dilaniato l'11 di Ugo Lotti. Dopo l'1-1 dell'andata, al diavolo bastava non perdere, e così è stato. Al Bonolis è finita 0-0 dopo 90 minuti in cui il Teramo ha pensato solo a non prendere gol, proponendo poco o nulla in fase offensiva, concentrandosi solo su quella difensiva, ma col timore di chi pensa che un gol beffa sia dietro l'angolo. Così il tutt'altro che irresistibile Lumezzane è rimasto in partita fino alla fine. Ha provato a spingere, ma anche in questo caso parliamo di una compagine con tanti limiti. La classifica parla chiaro e, tranne una clamorosa palla gol nella ripresa, l'unica vera di tutta la gara, la supremazia territoriale è risultata sterile e fumosa, e i potenziali pericoli ingigantiti solo dalla tensione che ha pervaso tutto il Bonolis. Con Barbuti e Sansovini in attacco, Ugo Lotti ha rischiato uno spig in condizioni precarie che dopo appena 14 minuti ha alzato bandiera bianca, lasciando il campo a imparato per un 4-4-2 sempre più difensivo. 3-5-2 per il Lumezzane con Bonomo quinto di sinistra. Nella ripresa Ugo Lotti ha messo dentro anche Fratangelo, sperando nel brio del ragazzo di Termoli, ma la mossa giusta per poco non l'ha imbroccata Bertoni. Rossini, appena dentro, fa il break a destra, la palla arriva a Leonetti e poi a Speziale che calcia, ma Nebil Caidi sulla linea di porta ricaccia fuori il pallone della retrocessione in Serie D. Un gol salvato che equivale ad un gol segnato per il centralone di Ravenna. Il Teramo sbanda ma resta in piedi con un Amadio che raddoppia tutti e sostiene l'azione dei difensori. Fischi per Sansovini quando viene richiamato per inserire Tempesti. Il Lumezzane ci prova fino alla fine, ma la fase difensiva tiene, la porta è blindata e dopo quasi 5 minuti di recupero il fischio di Balice di Termoli sa di liberazione per Campitelli e tutto il Bonolis. Il Teramo è salvo e da qui si ripartirà per una stagione nella quale sarà imperdonabile non fare tesoro degli errori commessi in questa annata sportiva.